Dal Vangelo di Luca. In quel tempo i due discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano agli undici e a quelli che erano con loro ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare i pani. Mentre essi parlavano, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?» Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me, nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». Sorelle e fratelli carissimi, in questa terza domenica di Pasqua la buona novella vi raggiunge dalla cattedrale di Lanciano. In modo particolare siamo davanti alla statua della Madonna del Ponte, titolare della nostra cattedrale, patrona della città di Lanciano e dell'intera nostra diocesi di Lanciano-Ortona. Siamo davanti a lei e siamo davanti alla cattedrale perché il Vangelo ci dice che cominciando da Gerusalemme l'annuncio della parola di Dio pian piano si è diffuso fino agli estremi confini della terra. Anche noi, partendo dalla cattedrale, la madre di tutte le chiese, vogliamo che l'annuncio del Vangelo oggi si diffonda fino ai confini della nostra diocesi e anche oltre. Poi siamo davanti alla statua della Madonna perché certamente il gruppo degli apostoli e dei primi discepoli ha avuto in lei un punto di riferimento fondamentale. Senza di lei forse si sarebbero dissolti, senza di lei forse si sarebbero dispersi. Lei è stato il collante della prima comunità, come può essere il collante della nostra comunità, della nostra cattedrale, della nostra diocesi. Guardando a lei possiamo imparare a fare ciò che il Signore ci chiede in questa pagina di Vangelo. Prima di tutto ad aprire la nostra mente alla comprensione delle scritture. Maria, quando non capiva ciò che l'angelo gli aveva detto, quando non comprendeva ciò che doveva succedere, conservava tutto nel suo cuore e ci invita oggi, prima di tutto, a pregare perché il Signore, attraverso il dono dello Spirito, apra la nostra mente e il nostro cuore per accogliere e comprendere le Scritture, ma poi anche a conservarle nel nostro cuore, meditando su di esse, custodendole come una perla preziosa. Attraverso la comprensione della Scrittura noi potremo fare l'esperienza della presenza di Gesù in mezzo a noi. Gesù non è una meteora, non è un fantasma che viene e va, non è un'emozione di un attimo. Gesù è una presenza stabile, sta in mezzo a noi, come anche Giovanni ci ricordava domenica scorsa. Sta in mezzo a noi e se non lo vediamo è perché i nostri occhi non ne sono capaci. Con l'aiuto dello Spirito, con la guida di Maria, tutto questo sarà possibile.
ascoltando la parola del Signore, toccando Gesù nell'Eucarestia che possiamo condividere insieme, noi faremo l'esperienza della Sua presenza, scopriremo il Signore che sta in mezzo a noi. Del resto il saluto che il sacerdote fa all'inizio della celebrazione, in modo particolare quando è il vescovo a celebrare, è lo stesso saluto di Gesù risorto. Pace a voi. In questo modo, come già dicevamo, il Signore ci fa dono della pienezza di tutti i doni, ci regala la felicità, ci regala la riuscita nella vita, ci regala il senso della nostra esistenza. Un'altra cosa sulla quale Maria ci invita a seguirla è l'esperienza dell'amicizia, l'esperienza delle relazioni che fanno crescere, l'esperienza della presenza di Gesù dove due o più sono riuniti nel suo nome. Maria era la madre di Gesù, Maria era anche la madre della Chiesa. Aveva un rapporto privilegiato, diretto con Gesù, aveva un rapporto privilegiato e diretto con tutti. Come sarebbe bello se anche noi vivessimo nell'amicizia la nostra fede, ci aiutassimo vicendevolmente a camminare sulle strade che il Signore ha aperto davanti a noi. È bello immaginare Maria Santissima, Giuseppe e Gesù nella casa di Nazareth che crescevano tutti quanti insieme nella comprensione delle scritture, ma anche nell'amicizia fra loro. È bello immaginare Maria insieme con gli apostoli nel cenacolo e anche insieme con i primi discepoli che crescevano nella comprensione della scrittura e nella relazione fra loro. È bello immaginare anche noi che riuniti insieme nell'ascolto della parola e nella condivisione del pane, cresciamo nella comprensione di essa e anche nelle relazioni fra noi. L'amicizia insieme con la parola è una strada privilegiata per conoscere e incontrare il Signore Gesù. Ma ce n'è anche una terza che il Vangelo di oggi ci propone, le ferite. Gesù mostra le ferite delle sue mani e dei suoi piedi, mostra la ferita del suo costato, del suo fianco, del suo cuore agli apostoli e ai discepoli che erano increduli davanti a lui. Prima lo avevano scambiato, come già in altre occasioni, per un fantasma, poi facevano fatica a credere per la troppa gioia. È come se gli apostoli e i discepoli dicevano no, troppo bello per essere vero, non può essere vera questa cosa, Gesù lo abbiamo visto morto, Gesù lo abbiamo visto dentro il sepolcro, non può essere. E invece è, sono proprio io, dice loro Gesù, e sono io sono, è il nome stesso di Dio. Gesù ci sta dicendo che Lui è Dio ed è presente in mezzo a noi e ci invita a guardare le sue mani bucate, ci invita a guardare i suoi piedi bucati, ci invita a guardare il suo cuore bucato dalla lancia e ci invita a fare esperienza anche delle nostre ferite, di tutte quelle ferite che sperimentiamo quotidianamente nella nostra esistenza, di tutte quelle delusioni, di tutte quelle situazioni complesse, di tutte quelle debolezze, di tutte quelle fragilità che sperimentiamo ogni giorno nella nostra vita. Non dobbiamo metterle da parte, è accogliendo le ferite, le fragilità che il nostro corpo, la nostra vita può essere trasformata, può essere trasfigurata, può diventare risorta come la vita di Gesù. Quindi non chiudiamo gli occhi sulle nostre ferite, ma utilizziamo le nostre ferite per vedere il Signore. Le ferite di Gesù poi sono segno del suo amore per noi, le mani che tanto hanno fatto per noi, i piedi che ci sono venuti incontro, il cuore che scoppiava d'amore per ciascuno di noi. Così anche le nostre ferite debbono essere segno della nostra vita spesa per gli altri, delle cose che per gli altri facciamo,
dei passi che verso gli altri compiamo, della vita donata per amore dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Di tutto questo, della scrittura compresa più in profondità, dell'amicizia sperimentata nella fede, delle ferite trasformate dalla gloria della risurrezione, noi dobbiamo diventare testimoni, noi dobbiamo diventare annunciatori. Come ci dice il Vangelo, dobbiamo annunciare la conversione e il perdono dei peccati, cioè dobbiamo annunciare il cambio di mentalità. Se non cambia il modo di vedere le cose, non cambierà nemmeno il modo di vivere le cose che vediamo. E il perdono dei peccati, non semplicemente dal punto di vista morale, ma il perdono dei peccati come una vita risorta e trasformata, una vita che può ritrovare il senso e il meglio della sua esistenza. Infatti, sia in ebraico che in greco, peccare significa fallire il bersaglio. Se Gesù ci invita ad accogliere il perdono dei peccati e ad annunciarlo e testimoniarlo, ci invita a credere che la nostra vita può cambiare. Ci invita a credere che anche se abbiamo fallito, possiamo tornare a colpire il bersaglio, ad avere una vita riuscita, ad avere una vita piena e felice insieme con Lui. San Paolo VI diceva: la Chiesa esiste per evangelizzare. Io e voi esistiamo, siamo Chiesa oggi per evangelizzare, per annunciare la bellezza e la gioia del Signore risorto, per annunciare la bellezza e la gioia di un Signore che ha aperto le sue mani per noi, ha camminato verso di noi, ha avuto il cuore pieno d'amore per noi. Così noi dobbiamo fare per gli altri.